Ciao a tutti da Novan Globe, benvenuti a questa nuova lotta su Shodan in scia con i video dell'Horus League della prima edizione che ho pubblicato e il video di presentazione della seconda edizione dell'Horus League pubblicato di recente. Decido di caricare questa lotta molto particolare, non credo che mi possa risuccedere una cosa del genere. Una lotta molto particolare, andiamo subito a vederla. Tanto il mio team lo conoscete già, hai voglia. Decido di iniziare con Gyarados, mettere subito pressione con prepotenza e partire di Dragodanza. Salvo che questo Tyranitar non sia con il ben da scelta, potrei resistere comunque a un petrataglio dato il drop. Decido di approfittare di Latias perché Latias non sa che io riposo con la baccastagna e quindi attutisco un Dragobolide e poi faccio ovviamente attivare il riposo con la baccastagna, infatti rimane in campo e direi che è molto molto facile. Continuo a danzare, l'avversario ritira, manda in campo Jirachi, decido di andare subito all'attacco e approfittare di questo, o anche tentare un tentennamento, scusatemi, e non mi paralizza, non mi paralizza, ho pregato e non mi paralizza, meno male. Decide di mandare in campo Kaido, probabilmente all'intro forza elettro, ma io rimbalzo, non fallisce, mando tranquillamente KO Kaido. L'avversario decide di mandare in campo Latias, vado di nuovo di rimbalzo e non credo che il crit sia fondamentale, non, dopo un più 3 non credo, manda in campo Tyranitar probabilmente per inserire la sabbia come danno indiretto, manda in campo Landorus. Ma Landorus anche col drop del mio attacco meno 1 è debole a cascata, quindi non credo che tutto ciò sia fondamentale. Qua decide di mandare in campo Scizor alla fine, non capisco di questa scelta anche perché Mega Scizor, scusate, Mega Scizor è molto ingombrante. Io tra l'altro ho un Gyarados che è, diciamo, difensivo, ecco, quindi non è totalmente offensivo. Comunque, diciamo che la sweepata iniziale, questa è la particolarità, la sweepata iniziale di Mega Gyarados ormai è già stata fatta e quindi non credo proprio che Mega Scizor possa mandare KO tutti i miei Pokémon rimasti. Ebbene ragazzi, una lotta che non mi capiterà mai e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Novan Globe, ciao.